Un grande patto interistituzionale, una grande squadra che coinvolge il Comune, la Regione, l'Arcidiocesi, l'Università di Napoli e la Sovrintendenza. Il tutto per finanziare un progetto di riqualificazione e di valorizzazione del centro storico di Napoli, sito UNESCO, con i fondi che per l'appunto sono stati sbloccati dall'Europa. Grande soddisfazione è stata espressa dal governatore Stefano Caldoro e dal sindaco Luigi De Magistris che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Abbiamo iniziato un lavoro straordinario con i comuni. Tutti i comuni della regione Campania che avranno finanziamenti europei come in nessuna regione d'Italia. Questo è stato fatto, un gran lavoro di qualità, la Commissione europea ci ha sbloccato tutti i finanziamenti dei grandi progetti, tutti i grandi progetti approvati. È evidente che Napoli è il cuore di tante iniziative come quella sul centro storico, quindi valorizziamo in questo caso una straordinario nostro patrimonio, un patrimonio che dobbiamo difendere e dobbiamo difendere dalle aggressioni, dobbiamo qualificarlo, dobbiamo renderlo alla città, perché non è un problema solo di bellezza o di storicità, ma è anche un problema di vivibilità della città che deve essere costruita attorno a queste straordinarie ricchezze. Quindi siamo felici di aver fatto un ottimo lavoro, ci viene riconosciuto a livello nazionale, a livello europeo. E quindi lo rivendichiamo con orgoglio e quindi senza timore posso dire che i comuni campani saranno finanziati come nessun comune nel resto d'Italia e tra questi chiaramente il suo capoluogo di regione, quindi Napoli, insieme agli altri comuni sarà il comune capoluogo più finanziato d'Italia per merito del lavoro che abbiamo fatto insieme, perché sono sempre lavori che si fanno insieme in squadra, ma per una politica regionale che ha premiato questi investimenti e quindi quando uno è promosso viene sbloccati i finanziamenti. Una grande squadra, sindaco, per il futuro di Napoli che coinvolge però anche i giovani nella progettazione. Siamo entusiasti di questa presentazione del centro storico di Napoli, il grande progetto, le gare si stanno aggiudicando, si stanno facendo, sta andando tutto bene. Voglio sottolineare veramente questo spirito istituzionale unitario che ha caratterizzato questo lavoro, dalle sovrintendenze alla direzione regionale dei beni culturali, il comune, la regione. Soprattutto ho fortemente voluto il coinvolgimento dei giovani, soprattutto della facoltà di architettura, che hanno dato il loro contributo entusiasta. E questa è la Napoli che voglio e la Napoli che ce la può fare, che non restituisce i fondi europei a Bruxelles come è stato nel passato. E abbiamo vinto anche una sfida, perché fino a poco tempo fa anche su questo grande progetto in città c'era qualcuno che diceva che non ce l'avremmo fatta. Io mi auguro che invece ci sia sempre questa energia positiva nella nostra città come in questo caso e che non ci siano più divisioni su fatti che interessano la nostra città.